renderò 4.0 una buona pratica riconosciuta a livello nazionale. Siamo tra le regioni innovative in Italia con questo percorso che accompagna le persone, tra i quali molti giovani, ad un percorso di apertura di un'azienda. E i numeri che sono stati presentati oggi sono numeri importanti, sono numeri solidi, che ci portano a immaginare che questo percorso cambierà anche dal punto di vista culturale, oltre che imprenditoriale, la nostra regione. Oggi siamo in regione a Udine per la presentazione dei risultati del primo semestre di attività del progetto Imprenderò 4.0. Subito qualche dato per capire anche l'avvio effettivo di questo progetto. Allora, 16 seminari realizzati per la creazione di impresa, 4 seminari realizzati per il passaggio generazionale, quindi 20 seminari con più di 700 persone coinvolte, quindi quasi il 50% dell'obiettivo che ci siamo dati per tutto il progetto. Poi abbiamo attivato 16 corsi di formazione, quindi con un coinvolgimento di oltre 250 persone, e oltre 60 progetti di consulenza, quindi imprese che potranno essere attivate nel medio e breve termine. Diciamo che sono risultati eccellenti. Ci aspettavamo ovviamente una partecipazione di questo tipo, visto la situazione economica in cui ci troviamo, ma non era scontato che la scelta dell'autoimpiego e dell'imprenditorialità fosse una delle principali, in modo particolare anche per i giovani. Quindi per coloro che rientrano dentro al progetto Garanzia Giovani c'è stata sicuramente una partecipazione rilevante. E come ultimo dato, secondo me importante, è anche il livello di istruzione molto elevato. Più del 70% dei partecipanti a Imprenderò ha una laurea triennale o specialistica, o addirittura un dottorato di ricerca. Vuol dire che molti dei nostri giovani, più che qualificati, stanno affacciandosi anche all'ipotesi di autoimprenditorialità come una delle possibili soluzioni per un'occupazione di qualità.